Eh beh, prima la lavatrice. Piacere, sono il regista. Eh beh, prima la lavatrice. Avevo capito, Giovanotto. O pensa che siamo ritardati? Eh beh, prima la lavatrice. Piacere, sono il regista. Allora, per cosa? Parli inglese? Non ci sono problemi. Tu mi dici ciò che devo fare e io lo faccio. Te l'ho detto, parli inglese? Vai tranquillo, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio. How do you do? In fondo a destra. Do you like cheesecake? No. No, per quello sei fuori zona, eh. Quello rimane al centro storico. È un casino da spiegare così su due piedi. Beh, l'inglese lo sai. Ti gavarish ruski jesik. Allora sono due terzi di vodka, tre quarti di rum e quattro quinti di mirto rosso. Sì, ma io ti ho chiesto se parli russo. Vai tranquillo, ti bevi quello, parli tutte le lingue che vuoi. Bene, con le lingue ci siamo. Allora, entriamo nel vivo del provino. Il testo, adesso te lo enuncio, devi ascoltare e ripetere. Vai tranquillo. Allora, fai finta di suonare il citofono, Melchiorre ti fa il suono, din don. Io ti chiederò, chi è? Chi è? E tu dovrai dire, c'è Gigi. C'è Gigi. E io, no, no. E tu, è la cremeria, salga. Salga. Tutto qua, è facilissimo. Tutto qua, è facilissimo. No, tutto qua non lo devi ripetere. No, tutto qua non lo devi ripetere. Cioè, nel senso che il test era già nel finito. Nel senso sì. Che il test era già finito. Cioè, questo lo sto aggiungendo io per farti capire che dovevi fermarti prima 4, 5, 6, vado già fa perché altrimenti non andiamo avanti. Ma quanto cazzo è lungo questo test? Riassunto. Din don, chi è? C'è Gigi. No, è la cremeria. Sali. Ah. Ci siamo? Vai tranquillo. Se non vi spiego che non è per la pelle. No, vai tranquillo. Proviamo. Aiuto. Forza. Chi è? Sono io. Ma io chi? Eh beh, prima la lavatrice. Allora, Giovanotto, patiti amicizia lunga. Io sono qua da stamattina. Se lo fai come ti dico, ti sbatto fuori. Non ci sono problemi. Tu mi dici cosa devo fare. Lo faccio. Poi non è che sei tu che stai suonando. Nella finzione scenica è uno qualunque. Da capo. Ah. Chi è? Sono Tore. Ma è uno qualunque. Allora, qua c'è un problema di comunicazione, ma è colpa mia. Evidentemente non do il giusto input semantico, il mancato feedback mi crea un burnout psicotico passivo-regressivo. Esattamente. 100 metri più avanti, sulla destra, quella è via Cheesecake. Riproviamo. Mi sembrava di riconoscere la risata. Che è tua cugina. Esatto. Se ne stava scendendo. Sarà l'umidità. Adesso. Adesso è accordato. Adesso sì. Possiamo andare avanti. Certo che sì. Suoni. Chi è? C'è Gigi? No. Cazzo, ma non c'è mai questo. Una volta che lo trovo a casa. È un randaggio.
questa casa non è un albergo, che glielo si dica per cortesia, io non sto tollero, non giovano. Questa casa non è un albergo. È fuori. Giovanotto, potrà sembrarti strano, ma sappi che sei stato gettato in un mondo dove non farai fatica a capire che l'uomo è una passione inutile. E siccome l'alcunché è ciò che è se non per il suo limite, lo storicizzarsi dello spirito vive della tensione, della relazione, nella possibilità di ciò che è possibile che sia e nella impossibilità di ciò che è impossibile che non sia. Chiaro? Cazzo. Sì, ma ciò che tu credi sia la relazione tra la possibilità di ciò che è possibile e l'impossibilità di ciò che non è possibile non è lo storicizzarsi dello spirito, ma è il suo momento astratto, che peraltro è sempre posto dal concreto. Ora, il punto è capire come si possa concepire la concretezza con cui concretamente concepiamo l'astratto, che si presenta inevitabilmente come falso concreto. Semplice. Praticamente l'uomo, diciamo, è sempre stato così attirato sempre da nella concretezza. Sempre stato così, e anche la donna, però, perché sono, essendo due estremi che a volte si respingono, e quindi concretamente si può definire che nella storia, nella filosofia e nella geografia, concretamente, io non ci ho capito un cazzo di questa cosa. Ascolta, ma perché non ti droghi? Almeno c'è la scusa. È fuori, troppo simpatico. Sto suonando. C'è Gigi Hendrix. Tutto la solo, ho fatto la solo come Gigi Andy. Amico tuo, adesso lo facciamo l'ultima volta. Bene, non lo sbattiamo fuori. No, io vi sbatto fuori specialmente a te. Va bene. L'ultima, vai. Chi è? Chi? Light.
anch'io sono Maffeus. Ed io sono Trinity, quella carina, tutta bella pomposetta, tutta tiki. Io sono Maffeus. Ed io sono Trinity. E che adesso non c'ho la gelatina, sennò sono uguale. Io sono Maffeus. Ma sì! Cazzo, mia paranoia. Ma lo ricordo, che giocavi all'Inter. Quello tedesco, quello con certi colpi di testa. Al palo, ma la testa proprio, lasciava il segno un po'... Maffeus. Ah, non Matteus. Io sono Maffeus. Maffeus, eh? E finalmente ho trovato l'elettrodo. E va, ne sei proprio sicuro? Certo, l'ostacolo me l'ha predetto. Ma che cosa te ne ha predetto l'ostacolo? Che avrei trovato l'elettrodo. A me tocca. Salve, io sono l'elettrodo. Che carino questo elettrodo. Ciao. Ciao bella be. Non ci siamo già visti da qualche parte? Non lo so me. È un po' che non vado a puttana, Mamma mia, fanno come chiesto. E piacciono una chimica nel corpo di nero. Sulla mia nave, la Nabucco del culo Donosor. Si può aprire una finestra? Più tardi, Neo. No, apriamola adesso, là, che c'è aria viziata. Neo, devo darti una cattiva notizia. Tu hai una cimice. Millome? Lo sapevo, quella mignota mi avrebbe attaccato qualche animale. Ma no, Neo, la cimice è un apparecchio a onde elettromagnetiche che serve alle macchine per rilevare la tua posizione. E vai. Certo. Ma noi, grazie alla nostra tecnologia all'avanguardia, adesso te la toglieremo. Vai, solleva il pastrano della maglietta, via. Vai. Ci sta, vabbè. E me l'abbiamo preso. Altro che balle sono. Scappando sono. Ma l'ho preso. Per un pelo, Neo. Stavo scappando. Presa. Stavo scappando. Presa. Ecco, vedi Neo, questa è la cimice che avevi all'interno del tuo corpo. Senza questa, le macchine non ti potranno localizzare.
non è che me lo sono lasciato in macchina. Oh, dottor Maffeus. Non sono dottore. Ingegner Maffeus. Neanche. Geoet. Perito agrario. Se posso fare un appunto. Sì, dimmi Leo. Quella non è una cimice. No? No, no, no. Oh. Quello è un coglione. Il mio coglione. E si chiama Pietra. Sto offrendo solo la verità, Neo. Pillola azzurra. Domani mattina ti sveglierai e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa. Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Che figata! Che figata! Pillola azzurra. Domani mattina ti sveglierai e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Che figata! Che figata! Pillola rossa? Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Che figata! La tana? Del bianconiglio. La tana del? Bianconiglio. La tana è bianca? Coniglio. La tana è bianca? Oniglio. La tana è bianca? Niglio. La tana è bianca? Niglio. La tana è bianca? Neo. Pillola rossa, gusto fragola. Pillola azzurra, gusto puffo. E pistacchio, non ce l'avete? No. Stracciatella? No. Crema bruciata? Panna? Malaga? A me piacciono quei gusti lì. Non c'è rimasto nient'altro? Sì, Neo. È rimasto solo un calippo alla Coca-Cola. Eventualmente prendo anche fragola. Neo, hai mai fatto un sogno talmente realistico da sembrarti vero? E se da un sogno così non dovessi più svegliarti, riusciresti a distinguere il sogno dalla realtà? Che figata! Hai mai fatto un sogno? Tanto realistico da sembrarti vero, Neo. E se da un sogno così non dovessi più svegliarti, riusciresti a distinguere i sogni dalla realtà? Neo. L'altro giorno ho sognato mia cugina. Sì. A che stava volando? A un certo punto un carro armato è uscito là sotto la sabbia e l'ha investita. Neo, poi dopodiché è arrivato un gambiano. Il gabbiano mi ha salutato con la mano, perché c'aveva la mano, sì. Il gabbiano. È stata una cosa particolare. Il gabbiano volando, ciao ciao, mi faceva. Sì. E gli faceva, ma io a te non ti conosco, lo stai salutando. Sì. E se n'è andato. Vabbè, Neo, adesso facciamo così, fatti una domanda e risponditi da solo. Quanti anni hai? Adesso devo controllare la cassa identica, perché non me lo ricordo. Questa pillola ti farà vedere le cose in maniera diversa. E vai. A volte anche più bella.
Che bel pezzo di topolino. Cotta. Ma sai che sei veramente un bombò? Sì. Ma io non lo so, ma ne spucchi fuori così soltanto adesso. Ma dove sei stata tutto questo tempo però? In galera. E poi sai, sempre in giro, un giorno qua, un giorno là. No. Vai dove ti porta il cuore. No, dove si ferma il circo. E lì diciamo mi esibisco ballando perché hai visto che... Sì, sono brava, eh. No, sei molto brava. Mi dicono tutti che li lascio senza fiato. Davvero? Sì, sì. Ballando? Ballando. Un passettino, me lo fai vedere. Te lo faccio vedere, eh. Fammi vedere un passettino. Prendi il ritmo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Allucinato. 1, 2, 3. Oh! Potrà correre sui muri, piegarmi un cucchiaio, schivarmi il pallone. Ah, mettiamo le cose in chiaro. Correre sui muri non viene bene adesso. C'ho un paio di lividi. Il cucchiaio l'abbiamo piegato. Cosa rimane? E tu dove fai un matrimonio, eh? Gioia giambata bella, gioia giambata bella, gioia giambata bella, tu per gli sposi, bimbi, urrà! Bimbi, urrà! Bacio, 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 bacio. Finalmente ci incontriamo, signor Anderson. L'hanno doppiato male anche. Lo sketch è così, due protagonisti. Il primo sono io, un padre di famiglia, io ho una figlia che si chiama Giulietta, ma ho anche un'automobile che si chiama Giulietta perché è una vecchia Alfa Romeo modello Giulietta, io la voglio vendere, metto un annuncio sul giornale, qualcuno mi risponde e quindi in questo momento io sto aspettando di parlare con la persona che dovrebbe comprare la Giulietta, che invece viene anticipata da un altro che vuole sposare mia figlia Giulietta. Cosicché io parlo di una macchina, lui invece di mia figlia, noi non ci capiamo, è il classico equivoco che si intitola La Giulietta.
Avanti. Dun 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 dun. Ho detto avanti. È aperto. Aperto, non me ne ero accorto. Non se ne accorto, se uno dice avanti, no? C'è un significato, no? Se no dice vengo ad aprire, no? Ho detto avanti perché evidentemente è già aperto e si può quindi entrare, perciò. Sera. Buonasera a lei. Guardi, sono da questa parte. Ah, buonasera. No, dall'altra. Buonasera. No, inverta la rotta. Nascondendoci, sa. Sono dietro di lei. Ah, mille me. Eccoci qua. Buonasera. Sera. Salve. Salve, lei è qua per la Giulietta. Sì, signore. Ci siamo sentiti prima al telefono. Non me lo ricordo, però se vuole ci sentiamo adesso. No, adesso, cioè, già qua... Non ha senso, no? Non avrebbe senso. Non ha senso. Comunque non è neanche importante. Non è importante, no? Lo so, tu guarda, la cosa importante è se lei la Giulietta l'ha vista. Certamente che l'ho vista. Non sarebbe stato. Non sarebbe stato qua, no? Ma l'ha vista bene? L'ho vista bene, sì signor. L'ha vista bene davanti? Davanti... Davanti sotto. Sotto... Di sfuggita. E allora avrà visto che la Giulietta sotto è pulitissima. Meno male, da. Sa perché? No. Perché sono 20 anni che io tutte le mattine con la pezzolina, quella ruvida, e vrush 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 e vrush vrush vrush. Vent'anni. Vent'anni. No, però già è pulita. E poi la vista dietro. Dietro, dove c'è, il buco, dove c'è lo scarico. L'ho vista, mi spiego, va. E allora ho visto che la Giulietta nello scarico non ha neanche una incrostazione. E grazie a Deus. E sa perché? No. Perché sempre io, tutte le mattine da 20 anni, con lo spazzolone, quello di ferro, e vringhede vrangede, vringhede vrangede. Ascolti, ma lei la mattina non c'ha nient'altro da fare? Si pianti due gerani, si cura un orticello e brucio brucio e venga le frange. No, io non lo so. Faccia un po' di jogging, per cortesia. Come? Vado a fare un po' di jogging anche. Io non so cosa sia il jogging. A raccogliere gioca. Però? Però c'è pulita. Ma la sorte si è pulita. E poi, tra l'altro, lei l'avrà sicuramente provata, la Giulietta. In che senso, mi scusi? Se l'ha montata. Montata. Di spiego, va. Pare che non c'è niente di strano, eh. Un'attività normale che, tra l'altro, qua hanno fatto tutti. L'hanno montata qua. Quasi. Perché poi prima di montarla deve scaldarla. Eh beh certo, mica siamo animali, scusi. Vabbè, ma lei come fa a sapere che la Giulietta è calda? Perché suda. No, perché scoppietta da dietro, dallo scarico, fa così. Po, po, po! Deve essere che non l'ho scaldata bene allora. Ma non si deve preoccupare, eh? Quando la Giulietta è calda che fa, poco lei sa che fa, no? Smonta, le va dietro e si pone davanti allo scarico. Allo scarico, sì. Si ricorda lo spazzolone. Vengono frangere così. Esatto. Tre colpi. Tre colpi. Toglie lo spazzolone, sì. Ci mette il dito, sì. Lo porta sotto il naso, sì. E
e si renderà conto che non puzza. Questa già mi sembra una cazzata, eh? La verità. Questa mi sembra una cazzata. Ha capito come funziona? Quando scada da dietro, scoppietta. Sì? Io non mi preoccupo. No? Io smonto, le vado dietro, mi metto davanti allo scarico. Sì? Prendo lo spazzolone, tre colpi. E va dentro però. E uno già lo do prima poi. Poi? Levo lo spazzolone. Sì? Metto il dito. Esatto. Lo toglie? Lo lasciamo 10 minuti là. Lo tolgo, lo toglie, lo porto sotto il naso. Lo porti sotto il naso. Lo porto sotto il naso. Sotto il naso, qua. Già va bene così. Non ti sta dando nessun fastidio. Va bene. E non puzza. Oh, e non puzza, benissimo. È una cazzata grossa. E poi lei avrà sicuramente diversi amici. Ma con i quali... Dio, è un periodo che non sto più uscendo. La verità, ho avuto una febbriciata, l'ho avuto. Sono stato una settimana e 10 giorni a letto, chiamando gente, passando a farmi di qua e di là, non è passato nessuno, mi sono anche offeso. Mi sono offeso, mi ho detto, guarda, allora è così, chiudiamo i ponti. Chiudiamo i ponti perché è meglio che ognuno vada per la sua strada, che se no... Infatti adesso se mi vuole lasciare il numero di telefono magari usciamo una sera. Guardi, glielo do dopo, sbagliato ma glielo do. Allora, è un peccato, quindi ho capito che lei non ha amici, perché se avesse avuto un amico di quel bello della Giulietta è che la potete montare contemporaneamente in due. Ah? Ma anche in tre, chiaramente due davanti e uno dietro. Sarà chiaro, certo. Anche in quattro. Due davanti e due dietro, no? Certo. È per bilanciare. Esatto. Se no si trova male poi. E poi la prima velocissima. Sentitela. Yes. Mi scusi, ma la prima velocissima se la fa lei. Ognuno c'ha i suoi tempi. Ma che tempi? Guarda che dopo c'è subito la seconda. Subito. Ci fumiamo una sigaretta. Ci rilasciamo che non ci sta inseguendo nessuno. Ah no, c'è subito la terza anche in salita. Cioè. No, la terza è proprio in salita. E poi la quarta è in superstrada. Ma matto sì! Cosa ti fai la quarta superstrada? Sei un drogato! Sta dicendo a me? No, ma Budoio, vai, drogato, vai! Non si permette, Sei drogato, fa cosa si struzza nell'occhio? Per non farci riconoscere. Si vede che c'è l'occhio gonfio anche per quello. Ha finito? Ehi. Piuttosto ha visto dove tengo la Giulietta, dove la metto tutte le sere? Sarà in camera sua. In camera sua? No, sta dall'altra parte della strada, dove c'è un marciapiede sotto il lampione. A per Daniele. Le dirò che stavo iniziando a sospettare una cosa del genere. E adesso è il momento che noi parliamo di soldi. In che senso, mi scusi? Che se vuole la Giulietta deve dare 15.000 euro. Quanto? Il suo prezzo. Ascolti, a me già questa sera che lei scena sa presto con la proprietà bruciu e vrangere non mi sfaggio la sai. Poi qua l'abbiamo montata tutti, no? Prima, seconda, terza e quarta, due davanti, due dietro. No? Poi quando scalda da dietro, scoppietta. Ma io non mi preoccupo, io smonto, prendo lo spazzolone, tre colpetti, levo lo spazzolone, metto il dito, lo porto sotto il naso e non puzza. Non puzza. 15.000 euro. Euro. Ma lo sa cosa le dico io? Lei ha una vaga idea di quello che le dico io. Lei si può lontanamente immaginare di quello che le dico io. Naturalmente. Lei ha un minimo di cervelletto a immaginare di quello che le dico io, adesso di quello che le dico io. Adesso le dico io di quello che le dico io. Me lo dica lei, dai. Le dico io di quello che le dico io. Io, con 25 euro. Oh, 25 euro, sì signor. Quanto 25 euro? Quanto 25 euro? Ma siccome sei... Vado in un posto che so io dove non ce n'è una, no, ce ne sono 10. Quanto?
Quanto è 10? Ma sincronizzo, se non sto dicendo però. E ne prendo una. Quante? Una, se ti ho fatto anche il segno. Ma la faccio davanti, dietro, sotto, sopra, di traverso, poi la metto il braccio dentro, lo tiro fuori, esce il buccio, non me ne fatto un cazzo di niente. Arrivederci. Slacciato. Guarda là! Ma che tipa! Quale tipa? Sono la
avvicinati bene. Perché? Ti devo dire una cosa all'orecchio. Va bene, dimmi, dimmi. Sei una villa! Ehi, eh? Via, avvicinati. Perché? Perché ti devo dire una cosa all'orecchio? Dimmi, dimmi. Oh, cos'è che ti devo dire? Sei una villa! Via, avvicinati, che ti devo dire una cosa all'orecchio. Sì. Ciupa! Pizza! Ma perché non funziona? Sono Wilfred Banks! Perfect! Grazie! Durante una tiepida notte, tardo primaverile, in un campo di fiori ai piedi di un monte, illuminato a giorno da una tondissima e paffuta luna, tra una moltitudine di singolari boccioli socchiusi, in giuio iellati di rugiada, una formichina, sola, una formichina, scusate, è che ci deve essere un errore qua nel testo, perché qua c'è scritto una formichina e questo è chiaramente un carramerda. Mi assumo io la responsabilità, però. Vabbè, facciamo come se fosse una formichina. Sola soletta meditava tutta seria con le zampette incrociate su di un granello di sabbia. Nel frattempo, poco distante, una giovane lucciola danzando leggera nell'aria, illuminava a intermittenza la rugiada. Rifletteva in quel teatrino primaverile mirabolanti giochi di colori. E volando e svolazzando, volando e svolazzando, volando e svolazzando, si accorse di quel piccolo insettino solitario che giaceva indifeso su di un granello di sabbia. Un caramella! Che è caramella, sai? Vabbè, non è il caso. In effetti si potrebbe chiamare anche un fascina feci, per essere più elegante. O addirittura uno scarabeo stercoraro, quindi... uno scarabeo. Una caramella. Vieni, me lo vuoi, sali! Ah, io pacca la pallina che giochiamo a volleyball. Dai, che schiaccio! Mossa da una pressione del tutto materna, la lucciola raggiunse la formichina. Le si posò a fianco e con una dolcissima vocina, amorevolmente tremolante di commozione, le disse: finalmente c'hai! Che finalmente c'hai? Ma like! Ma c'è l'amore! Qua c'è l'incesto, figlio! L'incesto, figlio! Qua c'è l'amore!
la mosca, la mosca, la come, la come, la come. Stai dicendo? Non ci sono più le lire da un bel pezzo. Adesso ci sono gli euro. Centomila euro italiani! I monete da 20 centesimi! Formichina, formichina! Cosa fai tutta soletta in questo meraviglioso campo di grano? E lui ha tagliato la tondissima papuccia, lui. Suoi cupi pensieri. Lo rivolse per un istante su quello materno e comprensivo della giovane lucciola. E le rispose: vi sto facendo un sano quarto d'ora di cazzi miei. Allora la piccola lucciola. Allora la piccola lucciola. La piccola Ciao.
calda adesso. Fece per allontanarsi. Il religioso silenzio. Ma poi, sopraffatta da quel caloroso sentimento materno, quasi vinta dalla purezza dell'amore verso gli altri che il suo cuoricino lampeggiante palpitava, si rivolse ancora alla piccola formica e con la stessa dolcissima voce amorevolmente tremolante di commozione le disse: che trovi altri 10 minuti, prova a partire anche un po' fanculo. E nella notte regnò il silenzio. Grazie. Grazie. Questo non è un uccellino. No, 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 questa qui è la peste. Questo è un cancro dell'umanità. Questo è una piaga sociale che bussa tutte le mattine alle 5:15 puntuale alla mia finestra. Non si sente più. Allora non ci siamo capiti, però! Che qua c'è gente che lavora la notte, ma scherzando stiamo o davvero davvero stiamo facendo? Maledetto! Ehi! Tanto già non te le sto preparando le polpettine! Che neanche te ne accorgi! Chi è che stavo scherzando, quello per te? Sì, queste sono bricioline di torta, va, mangiale tutte, va, che cresci sano e robusto, va, prendi le bricioline, va, mangiale tutte, che cresci sano, va, vai, vado bene, mangiale tutte, va. Sempre bene, vai, veleno per tutti. E che sciacchiamo una volta per tutti, a rompere i coglioni a Del Piero. Aspettina. Viste le alle cipolle? Le cipolle, viste le? Aumentando stanno. Aumentando. Le zucchine, viste? Viste le? Aumentando stanno. E il pomodoro, viste? Viste le, il pomodoro? Dice con l'euro, dice entriamo in Europa. Mi ha detto bene, almeno organizzano anche qualche viaggetto che non sia a Lourdes, che ci sono già andato tre volte e non mi ha fatto niente. Invece a mettere bombe negli aeroplani e a pagare noi, invece solo lì. Maledetti.
Prendiamo una pastiglia. E ma me ne prendo un'altra. Che non si sa mai. E uia, uia. Qui bisogna davvero, davvero che ognuno si metta la mano sopra la coscienza. E altro che butto nell'azoto, mi. Ehi. Qua altro che raccolta differenziata, mi. Che poi tra l'altro nella raccolta differenziata tu il tetrapacca dove lo butti? Perché c'è plastica, cartone e tutto quanto. Io nel cesso lo butto. E mi risolvo un problema. Presamelo la pastiglia. Ma me ne prendo un'altra, non ci sono. Ma tu lo sai di chi è la colpa? Lo sai tu la colpa di chi? Allo salto. La colpa è dei cinesi. La colpa è dei cinesi. Pieno di cinesi. Dappertutto dove ti giri c'è un cinese. Non ci credo. Se vuoi da questi qua in prima fila, questi... Ti girare però finta di niente. Guardali di sbieco solo. Quelli sono cinesi. Tra l'altro non sono neanche 10, sono 25. Perché in ogni sedia di cinese ce ne sta 3. La colpa dei cinesi. Grazie, se puoi abbassarmi. Allora tu, lo sai quanti sono i cinesi? Non lo sai tu. 5 miliardi sono. 5 miliardi sono. Quanti 5 miliardi? Quanti 5 miliardi? Ma circolo le 6, se te lo sto dicendo. Allora tu, forse non capito, tu il cinese non lo conosci bene evidentemente. Tu non lo sai che il cinese ha detto che il primo uomo sulla terra era cinese. Quindi, bene o male, deriviamo tutti dai cinesi. Non te lo aspettavi, no? Anche tu sei mezzo cinese. E quelli dicono che anche l'ultimo uomo sulla terra sarà cinese. Perché i cinesi accompagneranno il genere umano verso l'inevitabile fine. Ah, va, fatti due conti. Fatti due conti adesso, eh. Quelli lì, se non stai attento dove ti giri, ti trovi anche dentro le mutande, te li trovi. E non viene bene a girare con le mutande che sono di frittura, però, Già presa me la pastiglia. Ma me ne prendo un'altra, mica. Non si sa mai. Allora sai cosa faccio io nella vita? Quando ti devo chiedere qualcosa mi giro da te. Se però mi vedi che sono girato là, non intervenire. Cioè, non sta zitto da nessuna parte che non puoi interagire, però... Quando intervento, dopo già ti faccio parlare, vabbè. Aspetta. Allora sai cosa faccio io nella vita? Allora, un altro. È perché quando arrivate in ritardo non si possono sedere vicini, capito? Allora li hanno distribuiti questi. Adesso se lo faccio su ce n'è un altro.
Sì, io faccio eliche di carta. Eliche di carta faccio. Non l'avevi mai vista tu? No. E adesso ho vista l'hai. Eliche di carta faccio. Questa io appena ho 5 minuti. Me ne salgo in soffitta e ne faccio una. Poi mi affaccio alla finestra e la faccio volare, guarda. E me la guardo tutta quanta proprio, come plana leggera nell'aria proprio lì. Finché non tocca a terra, è poco bella. Queste io le faccio da quando ero piccolino. Sì, signore. D'altronde io ho la vocazione per fare eliche di carte. Del resto c'è chi è avvocato, chi è ingegnere, chi è insegnante, chi è metalmeccanico. C'è il benzinaio, c'è il farmaceutico. Sì, signore, c'è il geometro, c'è il ragioniere. Non ce n'è pochi. Altri ce n'è. E io faccio le cricate. Queste le faccio di nascosto alla mia moglie. Non vuole quella megera. Non vuole quella megera. Non vuole. Una volta lo sai cosa mi ha detto? Mi ha detto, dice, scegli o me o le cricate. Ha detto così. Ma tu c'è scegli o me o le cricate. Cosa potevo fare? Veleno per tutti. Ci ho provato, ma la strega è resistente. Allora adesso io appena mi sento la vocazione, prendo le sbriciolo 15-16 barbiturici nella minestrina e si mette a ballare nuovo manocrai. E io me ne salgo in soffitta e mi faccio le cricate. Una volta viene uno e mi fa, dice, sì, dice, tu fai elicricata, dice. ma quelle, dice, le possono fare tutti proprio, tutti le possono fare. Io lo sai cosa faccio, mi ha detto, dice, faccio galeoni di legno con una colla speciale a 10.000 pezzettini. Li faccio il ponte, le carene, l'eliche, il timone, le vele, li tiro. Corde. Gli faccio persino gli uomini che la governano. Ha detto, dice, questo è fare qualcosa di grande, non le tue eliche di carta. Ha detto, dice, questo è fare qualcosa di grande, non le tue eliche di carta. Dice, questo è per cogliere, non le tue cricate, ha detto, dice. Ha detto, dice. Oh, yeah. E cosa potevo fare io? Avevo finito il veleno per topi. Galeone anch'io, per forza mi è venuto mezzo a morto, la verità, ci ho messo quell'anno e mezzo a farlo, però alla fine tacchete ci avevo il mio bel galeone anch'io, quando ce l'avevo ho pensato, ma adesso di questo galeone cosa ne faccio? E il galeone cosa fa? Al massimo galleggia nel bidet di casa tua. E d'altronde non è neanche l'unica cosa che galleggia a questo mondo. Anche la merda si tiene a galla, la verità. Le eliche di carta no, le eliche di carta, ce n'è un'altra qua, dammi quella caduta da sola, sanno volare quelli, guardami adesso, se non è varo te lo faccio vedere,
Ah, lo vedi. Una volta ne viene un altro a casa, un rappresentante, lui tutto bello pettinato, lui tutto bello incravattato, proprio tutto bello inabitato, inamidato proprio, e sotto c'aveva le mutande cagate però. Tutto bello sorridente, lui si presenta, io lo faccio entrare, gli offro il caffè, le offro, ci beviamo una cosa, poi quando entriamo appena appena in conferenza, io le mostro tutta la mia collezione di Helix Card. La verità non me le ha cagate più di tanto, Però l'ho visto me. Con una mano se ne aveva puntato una, con l'occhio l'aveva carpita proprio, l'ha fatto così, allungando la mano per prenderla, picca, bastonata forte, gliel'ho bastonata. Ma la lo so, Jennifer. Quella se me l'avessi chiesta non te ne avrei dato una, no, te ne avrei dato 10. Quante 10? Ma sicuro ne sei, te lo sto dicendo. Ma tu sei disonesto e a te merda. Presamelo la pastiglia. E non me ne prendo un'altra. Queste qua me le ha date il medico, dice. Dice, fanno molto bene all'Alzheimer queste. Prendiamola la pastiglia e ne prendo un'altra. Questa me l'ha data il medico, me l'ha data, dice, fanno molto bene alla chamber, dice, prendiamola la pastiglia. No, io guarda, la verità, non sono un bravo uomo, no, la verità, no. Io faccio il che di carta faccio. E quando arriverà l'ultimo cinese, ne avrò fatte talmente tante, che le metto tutte dentro una busta di plastica. Me ne salgo sul tetto del palazzo e gliele tiro tutte addosso a quest'ultimo cinese. Lo voglio vedere io quest'ultimo cinese in una nevicata, lui di elettricata. Lo voglio vedere io quest'ultimo cinese in una nevicata, lui di elettricata. Lo voglio proprio vedere io quest'ultimo cinese in una nevicata, lui di elettricata. Lo voglio proprio vedere io quest'ultimo cinese in una nevicata, lui di elettricata.